Cosa volete? È vero che non sei più la nostra coach? È evidente che qualcuno non ti vuole qui. Voi ottenete sempre quello che volete, vero? Sì, puoi dirlo forte. Per un momento ho pensato che foste pronte a cambiare, a diventare... Sta zitta. Vattene dalla nostra scuola. Sono molto dispiaciuta per te, Brooke. Hai molte potenzialità, solo che allontani le persone che potrebbero aiutarti. Ridicolo. 22 genitori hanno firmato una lettera domandando la tua riassunzione. Spratnik ha cercato di non farcela leggere. Perché farci incontrare se non volevano neanche ascoltarci? Come stanno le ragazze? Si sentono abbandonate. Lorena ha detto che è stata una tua decisione. Sì, lo so, va di male in peggio. Una giornalista TV mi ha chiamato. Scrive una storia sul video andato in internet. E sai quale sarà il titolo? Le cheerleader diventate selvagge. Come si chiama questa giornalista? Non penserei di parlare con lei? Potrei farlo senza parlare della storia che scrive. Non farlo, guarda che non tira una bell'aria. Bene, allora meglio che vada. Qual è il nome dell'emittente? E se ti chiede di fare un'intervista? Farò un'intervista. Emma Carr richiede maggiore disciplina nella squadra, adeguando i provvedimenti in base ai reati delle studentesse, che vanno dal saltare le lezioni alle provocazioni sessuali in internet. La dirigenza della Jackson non vuole rilasciare interviste. La signorina Carr ai nostri microfoni spiega ma il perché hanno nascosto le facce delle critiche agli insegnanti e alla stessa preside, Lauren Tippett. Sì, è così. Alcune di loro si comportano male, ma il vero problema sono gli adulti. La dirigenza della Jackson del tutto passiva, il sindacato scolastico che non se ne interessa e i genitori che aiutano le ragazze ignari delle conseguenze. Hai visto? Ormai siamo famose! Tipo Paris Hilton? E più di Lindsay Lohan. Un po' di Britney Spears. E sua sorella? È cosa buona essere cattive. Il sindacato scolastico non vuole questa pubblicità. C'è molta tensione. Una volta che ho realizzato l'inadeguatezza della signorina Carr, ho chiesto le sue dimissioni. Capisco. Comunque mi hanno chiesto di assumere un supervisore per indagare sulle questioni disciplinari alla Jackson. Ma non c'è alcuna questione disciplinare alla Jackson. Il problema è l'arrivo di un'insegnante immatura, incapace nel suo lavoro, che ora utilizza i media per calunniarci. Sì, lo so. Vogliono soltanto verificare quanto mi ha appena detto. La nostra speranza è che questo supervisore ci dica le stesse cose. Lei mi garantisce che confermerà la sua versione dei fatti, Lauren, vero? È una promessa, signor Verne. Le garantisco che tutti qui alla Jackson collaboreranno col vostro investigatore. Ok. Non è vero che ho un trattamento di favore. La gente dice così perché mia madre è la preside della scuola. Ah, sono d'accordo. Guardi che non è facile essere la figlia del preside. Le persone la vedono e pensano a lei come a qualcuno di diverso. Lavoro 40 ore la settimana, non posso controllare Tabitha ogni momento. Però è una ragazza motivata, spesso prende ottimi voti, fa del volontariato e quella la sbatte fuori dalla squadra. Era molto intima col prof Riva, ma noi abbiamo capito tutto. Ecco una loro foto che ho fatto col telefono. So che alcuni genitori hanno chiesto la riassunzione di Emma Carr. In un certo senso spero che questo accada. Così almeno farò causa a lei e a questa scuola per i traumi avuti da mia figlia. Oh, tesoro mio. Mamma, mamma, se mi lasci spiegare, per favore, fermati, mamma. Lascia che ti spieghi, no? Sto cercando di... Entro prima con tua sorella, che mi sembra più nervosa. Ehi, com'è andata? Cos'è? Vuoi sapere se ho detto no alla verità? Sì, l'ho fatto. Anche se così alcune persone mi odieranno per tutta ma la vita. Ma altre ti stimeranno tutta la vita per ciò che hai fatto. Ah sì? Ad esempio? L'hai capito o no che io non ho più amici ormai? No, non è così. Anzi, è già un'intera squadra di amiche. Se solo lo vorrai. Pronto? Emma, siamo Helen e Adam. Oh, ciao, che piacere sentirvi. Lorena ha proibito a tutto il personale di parlare con te. Non è possibile. E allora perché mi chiamate? Perché così posso dirti quanto mi rompe essere stato trascinato in questa specie di interrogatorio. Oh, smettila! Non ce l'ha con te, Emma. Solo che
Il supervisore lo ha messo sotto torchio per sapere se c'è mai stata una relazione sessuale fra voi, se tu ti sei comportato in modo ambiguo con lui. Sì, e mia moglie vuole sapere il perché di queste domande. Oh, scusa, mi dispiace tanto. Io non capisco cosa vuoi, far fuori Lorraine come preside, forse? Non cerco di farla fuori, cerco di cambiare le cose per il bene delle ragazze. Dovresti riavere il tuo lavoro per fare questo. Il supervisore si renderà conto di chi dice la verità. Non l'hanno chiamato per trovare la verità, Emma. Lei sembra un po' a disagio. Questo perché sono a disagio. Per l'indagine o per me? Oh no, ben venga l'indagine, è che non mi fido di lei. Da quello che ho sentito è qui per rispedirmi a casa. Come inizio direi che non è dei migliori. Beh, lei prima ha detto che dobbiamo essere onesti. Infatti è così. Che stai facendo qui? Ho parlato col supervisore. Non crederà niente di ciò che hai detto. Tu sai cosa significa per te, vero? La mia vita va nella direzione che desidero. Ne sei convinta? Col video in internet, le interviste, le uscite in televisione, pensi che la USC ti accetterà come studentessa per farti diventare una loro cantante? Dopo aver fatto più di una settantina di colloqui, ho identificato il problema nella classe del programma cheerleader. Come sapete, Emma Carr, dopo le dimissioni, è andata poco saggiamente a parlare in televisione dei suoi gravi sospetti. Tuttavia, trovo il suo comportamento comprensibile, visti i problemi da lei avuti alla Jackson, problemi causati da un celebre gruppo di cheerleader molto reattivo al corpo insegnanti. Queste ragazze hanno potuto comportarsi a loro piacimento, appoggiate dai genitori e dalla dirigenza scolastica. È deplorevole, trovo, l'operato della preside, Lorraine Tippett, colpevole di aver mancato nelle due principali responsabilità di sua competenza, quella di preside e quella di madre. E sarà lei a rendere conto del suo discutibile comportamento, motivo per cui ci troviamo qui oggi. Tanto è la solita storia, va sempre a finire così. Spiegatemi, perché voi quattro non siete in classe? Aspettiamo che mia madre esca dall'incontro. E questo vi tiene tutte occupate? Noi siamo le Fab Four, Prof. Reeve. Allora, da questo momento sono sospesa. E con me il professor Spretnik. Il rapporto dice che la mia colpa sta nell'aver tentato in tutti i modi di evitare provvedimenti nei vostri confronti. Sai cosa ti dico? Non puoi arrabbiarti con noi se il tuo supervisore è uno stupido. Sta a sentire, Brooke. Tu non mi devi più parlare in questo modo. Ora vai a liberare il tuo armadietto. Perché, scusa? Perché ti mando via da questa scuola. Tu sei stronza, è la mia scuola, è del mio anno di maturità. No, adesso non lo è più. Vai a liberare il tuo armadietto. Oppure? Oppure tua madre ti ci porta trascinandoti per i capelli. Scusi, signora Tippett, ma che ne sarà di noi? Non so cosa faranno i vostri genitori. Siete definitivamente espulse dalla squadra. Il programma cheerleader in questa scuola è terminato. Andiamo. Lasciate che vi apra. Ecco. Oh, sto attenta. Lasciateci in pace. Una domanda, signor Tippett. Nessun aumento.